Che giro di bassi, signori. Ed eccoci arrivati quindi al nostro talk conclusivo. Loro sono una delle coppie del web più famose d'Italia. Lui è project manager e product owner in TrueBlue. Progetta e sviluppa siti e web app in Credimi. Ma insieme ogni anno fanno un viaggio pazzesco da presentare al CSSD, gli hanno anche chiesto a Fullo un rimborso spese, non so come sia andata. E oggi ci parleranno di quando sono andati al Museo Ghibli e là hanno pensato di proporre oggi questo talk. In diretta da Milano, signore e signori, Matteo Guidotto e Davide Di Pumpo. Ciao, ciao, ciao tutti. Ragazzi. Ciao. Benissimo. A voi il palco, ci vediamo dopo le domande. Grazie mille. Allora, questo talk che si intitola Se Miyazaki fosse stato un developer, in realtà quando abbiamo cominciato a pensare, mentre stavamo girando per il Giappone, e ci siamo chiesti che cosa presentiamo al CSSD il prossimo anno, e abbiamo cominciato a pensare a alcuni titoli. Alcuni erano troppo banali, quindi ad esempio I Tesori del Giappone è stato il primo e non ci sono... faceva, sembrava uno shampoo. Poi vedendo un'immagine vedendo un'immagine che ci è capitata durante il viaggio, abbiamo pensato a quello che i poteri forti asiatici vi nascondono. E poi però è arrivato il Covid e abbiamo deciso di cambiare titolo. E allora abbiamo optato per quello che Davide voleva nasconderti. Però no. E quindi abbiamo ripiegato per quello che poi state vedendo, cioè se Miyazaki fosse stato un developer, anche perché tutto quello che abbiamo imparato andando al Museo Ghibli, pensando costantemente a quale talk fare per il CSSD, ci sembrava troppo lungo. Poi non ci stava, l'ellipse è sempre difficile da fare in CSS. Esatto. Come diceva giustamente il nostro presentatore, io sono Matteo e ho abbandonato da 5 anni il mondo dello sviluppo, sono passato al lato oscuro per provare a salvare i programmatori e sono co-founder di Frontenders Verona. Io sono Davide e faccio ormai front-end da più di una decina d'anni, proprio non riesco a staccarmene. Faccio lo sviluppatore front-end per Credimi e sono tra i coorganizzatori di Milano Front-end, una delle più grosse vittime della situazione economica attuale. Prego. Ma veniamo al nostro talk. Uno dei primi argomenti, delle cose che abbiamo imparato andando al Museo Ghibli, è la progettazione. Progettazione che normalmente si può pensare solo per quello che è il lavoro di designer. Difficilmente verrebbe da pensare che un programmatore debba fare progettazione. In realtà è un dogma da sfatare. La progettazione, la prototipazione è fondamentale nel mondo dello sviluppo, soprattutto nello sviluppo CSS, quando si comincia a lavorare anche di piccole interazioni, piccoli componenti. Facciamo un esempio. Quante volte ti è capitato che sviluppando un'applicazione enorme, in realtà poi il feedback che ti viene dato è che il logo su Firefox versione 11 è di un pixel spostato? Penso che sia l'unico commento che possano farti su un'applicazione da migliaia e migliaia di centinaia di euro. Allora, quello che è importante è cercare di focalizzarsi sui piccoli componenti, sulle piccole interazioni. Se per indole non vi viene il fatto di dover andare a separare un po' i componenti, andare a isolarli, andare a focalizzare l'attenzione su quegli elementi, fatelo perché è fondamentale. Quindi, una serie di tool che vi possono aiutare sono Framer, ad esempio. Nel link trovate il caso di studio, forse più importante, dell'uso di framework, che è in Spotify, quindi non un'azienda a caso. E nell'immagine c'è proprio un esempio di interazione. Vi consente di creare delle piccole animazioni proprio per riuscire a testarle. Immaginate la potenza di non sviluppare l'applicativo enorme che poi ha il problema di logo su Firefox storicamente, ma di andare a lavorare su quello e ottenere un feedback su questo tipo di interazione, isolandolo dal contesto.
Un altro molto interessante è UIZard, che se non erro è ancora in beta, e ringrazio Cristiano Rastelli che ce ne ha parlato a uno degli ultimi Fevre. Questo sito utilizza, che poi è un'applicazione, in realtà utilizza il machine learning per riconoscere le foto che vengono fatte dal telefono e riportarle in una veste grafica. Permette anche la possibilità poi di esportarli in vari componenti. I puristi del codice ne avranno a male, sicuramente, mettiamocela via perché non andrà mai bene. Però lo strumento è potentissimo, passare da uno sketch alla, a un prototipo. A un prototipo. Quindi, diciamo, è un po' più evoluto di front page. Legge, sì, sì, front page, grande cuore. Un altro è Modules, il concetto più o meno è lo stesso, consente di creare componenti attraverso un tool WYSIWYG. Di nuovo, puristi del codice, abbiatene pietà. Però, anche in questo caso, riusciamo a creare dei componenti, delle interazioni, anche solo delle piccole style guide, volendo, attraverso un tool WYSIWYG, quindi che può essere di fondamentale importanza quando abbiamo bisogno di collaborare con i nostri amici grafici, che ci stanno seguendo in diretta anche loro, lo so. Ultima cosa, invece è un tip, non è un tool, è l'Utility First CSS, ovvero la possibilità di creare, come in questo caso dove abbiamo creato un bottone, creare e importare tutta una serie di stili, senza stare lì a scrivere, ad esempio, guardando il primo, il font bold, senza stare lì a scrivere che è un font weight bold, eccetera, ma importandolo direttamente. Questo ci consente di prototipare in maniera velocissima. Un altro dei temi fondamentali è quello che invece riguarda la parte dei colori. Allora, parliamo di Miyazaki e qui abbiamo un bel frame di Ponyo sulla scogliera che, se andiamo ad analizzarlo, ha una color palette fenomenale. Ma come funziona lo studio di una palette quando si crea un anime o comunque qualsiasi cosa di animazione, anche nello studio Ghibli? Qui potete vedere come lo studio Ghibli decida nell'area, diciamo, centrale, qual è il colore da utilizzare, quindi il colore della pelle, il colore della foglia, eccetera. Poi vada a decidere, dato quel colore, più o meno qual è il range del colore quando è sotto la luce diretta, quando in ombra, in penombra o al buio totale. Lo studio Ghibli si riconosce spesso anche perché non usa mai un nero totale, ma prende tutti i colori, li desatura, li scurisce per far capire l'effetto notte, come si suol dire nel cinema. È una cosa molto interessante, tra l'altro poi nei link trovate il link a questo articolo in cui fa vedere come tutti gli studi di animazione non facciano quello che facciamo anche noi, decidiamo una color palette e poi decidiamo lo stato di over, lo stato di pressed, dell'oggetto, eccetera. È un processo visuale molto molto simile. E questa cosa qui potete farlo, qui vi faccio vedere una GIF, anche con un tool come Colors di Adobe, che vi permette proprio di prendere un'immagine, estrapolarla nella vostra palette e andare a fare tutte le operazioni colore per decidere il più chiaro, il più scuro, eccetera, eccetera. Ma siamo al CSS Day, abbiamo parlato, vediamo finalmente sulle palette un po' di codice. Prima di tutto c'è Sass. Per tutti quelli che lo utilizzano, ormai Sass da una decina d'anni offre le color function. Cosa fanno le color function? Potete scegliere un colore e automaticamente, o andando a cliccare leggermente, poter scegliere la versione più colorata, la versione più desaturata. Quindi potete fare una vostra color palette primaria, esattamente come abbiamo visto prima nel frame di Pony sulla scogliera, e poi potete andare a decidere, nel momento in cui in luce, in ombra, potete andare a fare tutti i vostri aggiustamenti. E questo è un ottimo modo di farlo. Un altro metodo che abbiamo è anche attraverso il puro CSS. Il CSS ha, tra le varie proposte, questa bellissima funzione che è la Color Mode, che, similarmente a quello che vi fa fare Sass, vi permette di prendere un colore primario, il colore primario della vostra palette, e poi andare a schiarirlo, scurirlo, aumentare il contrasto in maniera tale da poter dinamicamente, attraverso un range che decidete voi, potete fare anche dei trucchetti con le min max molto fighi, andare a decidere quali sono i colori. Questo anche in tema di temificazione è abbastanza una figata, anche perché se usate direttamente CSS potete passare come valore a queste funzioni una variabile CSS, un CSS custom properties, e questo vi permetterebbe di avere una palette temizzata che automaticamente sceglie i colori più chiari o più scuro in maniera dinamica.
Ovviamente, brutte notizie. Se adesso finite il talk, andate tipo su questo sito che riconoscerete probabilmente, che ne hai use, volete usare Color Mode, trovate zero risultati. Per quale motivo? Perché questa è una proposa, anche se è in un ottimo stato, vedo solo approvazioni dal punto di vista della proposa, e quindi non si può utilizzare davvero ancora oggi. Ma la buona notizia è che nel progetto CSS Next questa funzionalità è già totalmente supportata, quindi già da oggi potete iniziare a scrivere più o meno, ovviamente non con la potenza delle CSS variables, ma potete iniziare a scrivere le vostre palette attraverso questa comoda funzione. Vi lascio appunto qui due link di approfondimenti su entrambe le cose, sia come usare le color function, sia come affrontare tramite SAS una color palette. Quello che possiamo invece iniziare a fare oggi è quello di parlare, di preparare attraverso tool quale Storybook la nostra palette di immagini, in maniera da poterla presentare e poterla andare a discutere e a vedere i risultati, anche come vengono gli oggetti l'uno sull'altro. Parliamo di Storybook, parliamo di colori, non si può, soprattutto quando parliamo di Studio Ghibli, non parlare di stile. Una delle cose fondamentali che ho imparato, non sapendo nulla, infatti è tutta un'interrogazione in realtà questo talk, è che lo stile è fondamentale. Lo stile perché? Perché non, le animazioni, i modi di rappresentare i personaggi vengono, mantengono la loro fedeltà, ecco, e vengono plasmati rispetto al target o alla situazione che devono essere, in cui poi devono essere effettivamente presentati. E questo, se può sembrare molto distante nella parte dello sviluppo CSS, in realtà è molto vicino per una cosa che ha raccontato anche prima Massimo, il deming. In particolare la media query prefers color scheme, ovvero la possibilità di andare a dire, rispetto alle preferenze dell'utente, come switchare i componenti rispetto al colore che devono avere. Quindi nel caso più facile o più comune, la parte dark rispetto alla parte light. Facendo uno step ulteriore c'è anche la parte di non farlo sulle preferenze dell'utente, ma permettere proprio all'interno del sito di dare questa possibilità. È un altro passo verso quello che prima raccontava Massimo, il dare potere all'utente di decidere come visualizzare il tema del sito, di sceglierlo. Ci sono siti che rendono molto bene dal punto di vista del light, al siti che sulla parte del light invece non rendono assolutamente molto meglio il dark. Quindi avere il vostro stile sempre uniforme, ma adattarlo a quelle che sono le preferenze dell'utente. L'abbiamo anche detto prima in chat. Potreste fare un tema solo per persone che hanno problemi di contrasto e quindi agevolarle da quel punto di vista lì. Il vostro stile, i vostri arrotondamenti, eccetera, rimangono uguali, ma queste cose vi vengono incontro per quel che riguarda le preferenze dell'utente. Un'altra cosa che veramente mi ha stupito dell'animazione in generale è il discorso delle proporzioni. Perché voi pensate a quanto può essere difficile mantenere le proporzioni dei personaggi disegnati a mano in tutta la lunghezza del film. Cioè adesso qua vi ho messo alcuni personaggi abbastanza noti dello studio Ghibli, vedete che la differenza di altezza può essere anche molto grande, e soprattutto fino a che i personaggi sono uno a fianco all'altro, beh, viene anche abbastanza facile, ma pensate a primi piani, a vedute dall'alto dove del personaggio si vede solo un braccio. Bisogna tenere il personaggio costantemente in proporzione con tutto quello che sta avvenendo sullo schermo, perché non è che possono diventare più grandi e più piccoli. I più anziani di noi in chat ricorderanno tipo Ken il Guerriero, dove da una schermata all'altra i personaggi cambiavano anche di due o tre piani le dimensioni. Questo non succede quando invece fai uno studio di proporzioni attento come quello che avviene nelle opere di Miyazaki. E quando si parla di oggetti, componenti magari, in un determinato contesto, niente c'è, secondo me, di meglio di descriverlo tramite il CSS. Il CSS, per quanto ne vogliamo, lo diceva anche Giacomo in talk questa mattina, è vero che noi andiamo a componentizzare il tutto, ma siamo sempre consci del nostro contesto. Quindi possiamo sapere se un elemento è figlio di qualcuno, se ci sono elementi
a fianco i Sibling Selector. Quindi ci sono, se, i selettori possono aiutarci da questo punto di vista qua a dare un diverso colore, una diversa proporzione, una diversa dimensione in base al contesto. E dite, fin qua, vabbè, hai scoperto l'acqua calda. A me questa cosa qua ricorda sempre il gufo lobotomizzato. È una cosa abbastanza vecchia, io penso di averla vista nel primo CSS Day a cui ho mai assistito, in cui praticamente avete un oggetto, una serie di oggetti, tipo dei paragrafi all'interno di un contenitore, che hanno un margine l'un dall'altro di tot pixel, e quindi vedete il risultato A nella slide, che è non uniforme, molto meglio nella B, dove il componente, sapendo di essere affiancato da altri componenti, perde il suo margine, e quindi il risultato è quel box perfetto. È una semplice tecnica, veramente, basta scrivere asterisco più asterisco, ma che vi permette di poter modellare il vostro componente in base al, al contesto. Un'altra grandissima tecnica che io adoro personalmente è la quantity queries, ovvero poter cambiare l'aspetto dei componenti in base a quanti componenti ci sono l'uno a fianco all'altro. E quindi se ho tre oggetti, magari voglio cambiarne la dimensione, voglio che vadano a capo, voglio zoomare di più, di meno, su tutti i casi di questo genere qua. Sono dei selettori un pochettino complessi, perché è un mix tra entity child selector e selettori siblings, però c'è questo generatore online di cui vedete il link che vi permette di far capire come poterli usare. Ma perché tutta questa storia sul... sulle proporzioni? Questo è un mio piccolo cruccio, essendo stato ed essendo anche ancora oggi un po' un designer, dell'aggiustamento ottico. Un testo all'interno di una modale che flotta nello schermo non deve per forza stare alla stessa dimensione dettata dal design system. Ci sono da sempre gli aggiustamenti ottici che in alcuni casi, non dico che debba essere fatto costantemente, possono essere per l'appunto modellati in maniera tale da dare questo aggiustamento ottico qua. Nella GIF vedete una modale perfettamente allineata, che sembra un po' strana, rispetto a una modale che ha 2-3 pixel in base al contesto, in base a chi si trova sotto sopra, per armonizzare di più il contenuto. Un altro dei temi, diciamo forse il collante di tutto quanto questo, è la parte di teamwork, ovvero... cosa vuol dire lavorare nell'animazione? Cosa vuol dire soprattutto poi lavorare nel CSS? Quindi cosa di nuovo ci insegna? Una delle cose che ho imparato è che, come poi si può vedere anche dal video, nello studio di animazione si lavorava per settore, si lavorava per piccoli team dedicati a sviluppare delle cose dedicate. Quindi un po' quello che viene chiamato nella linea il team cross-funzionale, quindi diverse competenze molto verticali che lavorano insieme, però sono specializzati, quindi hanno un valore aggiunto nel loro lavorare insieme. Anche questo ha un impatto poi nella parte di sviluppo, in particolare nella parte di sviluppo dell'animazione, e poi dove avviene la magia. Come si chiama questa cosa che stiamo vedendo? Un rotovetro, dai, l'ho imparato. Cioè, pensate, questo qua viene da il film Il Castello di Cagliostro, un film diretto, cioè, dello studio Ghibli, che ha lanciato Lupin, praticamente, anche più di quello che aveva fatto Monkey Punch, che è l'autore in origine, dove potete vedere la separation of consents già nel 1970. Noi stiamo lì a riempirci di bocca le parole, perché c'è un operatore, c'è qualcuno che fa il disegno originale, che fa il mainframe, c'è qualcuno che fa gli outline, i neri, poi viene riempito e poi c'è un animatore che disegna tutto quello che c'è in mezzo ai keyframes. Tra l'altro, una delle cose più interessanti è come viene realizzata questa roba qua. A rovescio. Esatto, viene prima disegnato il nero, cioè viene tutto disegnato al contrario, quindi ci vuole un'ottima preparazione per poter prendere il mock-up, lo vedete dietro, è un disegno a matita, e realizzarlo poi nel frame reale. Quindi quello che imparo è che se voglio tornare a fare lo sviluppatore devo fare il CSS a rovescio. Il CSS al contrario, sì, parti dal bottone per andare all'insorto. Qui vedete proprio un esempio di quelli che sono i livelli. Si parte dai vari lucidi che mano a mano vengono sovrapposti fino a ottenere appunto l'effetto magico di cui parlava Walt. E vedete come
è tutta una rincorsa verso il progredire tecnicamente, ma abbiamo sempre un callback del passato che ci porta a dire ok, lo facevamo già una vita fa, perché cambiarlo? Una delle cose che per chi conosce bene il Giappone e l'animazione giapponese, può ben capire quanto siano ancorati al passato. Qua vediamo un frame, questo non è dello studio Ghibli, né tantomeno di Miyazaki, è Steam Boy di Katsuhiro Otomo, molto più famoso per Akira, il film che ha lanciato l'animazione giapponese nel resto del mondo, che ha una particolarità, per chi non l'avesse mai visto, è un film steampunk dove in epoca moderna tutto si è evoluto non tramite l'elettricità ma tramite il vapore. Quindi pensate a un film di quasi 2 ore dove ogni sbuffo di vapore è scritto e disegnato a manina, cioè tutti gli sbuffi, perché Otomo era totalmente contrario a utilizzare il computer. Questo cosa è voluto dire? Cosa è successo quindi? Che ci ha messo 11 anni a realizzarlo e dopo 11 anni è stato un flop al botteghino pazzesco, stroncando praticamente la carriera dell'autore. Per quanto Miyazaki sia molto molto tradizionalista, invece lui ha sempre 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 strizzato un occhio verso le tecnologie moderne. Perché? Ad esempio, per chi lo conosce, è da poco uscito il film su Netflix diretto proprio da Miyazaki, di questo che in realtà è tratto da un videogioco, Ni no Kuni. Lui ha addirittura utilizzato videogiochi, ha preso i nuovi media e li ha plasmati per quello che lui voleva comunicare, senza abbandonare il passato. Siamo pieni di gente che dice fai qualcosa, da oggi in poi si usa CSS in JS, da oggi in poi solo grid, flexbox, ce lo scordiamo. E invece lui prende il meglio di ogni cosa e cerca di portare a casa il risultato. Tra l'altro, notizia di oggi, penso sia uscito il trailer del primo film totalmente in 3D dello studio Ghibli. Non l'ho ancora visto perché stavo seguendo il CSS Day, ma dopo me lo sparo. Però, tornando al CSS, cosa vuol dire? Il CSS offre ogni giorno qualcosa di nuovo da imparare, se no non staremmo qua al CSS Day. Aveva fatto un talk l'anno scorso, mi sembra, Massimo Sudini, che vi permette di fare magie col CSS davvero. Qua vi faccio una lista di tutte quelle che sono le cose che io aspetto con ansia: il focus within per vedere se un oggetto, anche se questo è quasi ormai supportato, tutte le query, prefers, bla bla bla, di cui ho parlato prima, Matteo, di cui ho parlato benissimo prima, Massimo. Altra cosa che io aspetto con ansia che sia abbastanza utilizzabile sono block start, block end, cioè invece che usare margin left, margin right, dire inizio, fine, in maniera tale che ci stacchiamo dall'arcaico concetto del senso di lettura. Nel frattempo ambulanze, spari, Milano odia, la polizia non può sparare. Detto questo, anche altre cose che aspetto con ansia sono i subgrid CSS, in maniera da poter fare grid in estate. È una figata, abbiamo tanto del futuro, non dobbiamo adagiarsi sugli allori, ma come dicevo prima, non dobbiamo nemmeno farne una guerra di religione, perché se no possiamo fare la fine o di chi spara tutto sul futuro dimenticando da dove veniamo, che è quello che spesso facciamo come persone che lavorano nel digital, o facciamo la fine di Otomo, chissà. Uno sguardo aperto nel futuro, ma soprattutto a guardare il passato, e una lista di desideri per Natale. La mia lista di desideri per Natale è quella che tutto questo sia fatto in maniera responsabile. In maniera responsabile perché? Perché l'animazione in particolare ci ha insegnato che si può sbagliare. Si può sbagliare, ed è successo il 16 dicembre 1997, quando in una TV giapponese, se non sbaglio 16 milioni di persone, vedono una puntata di Pokémon che verrà ricordata anche in Wikipedia come Pokémon Shock. Una puntata per cui per 4 secondi c'è un'alternanza di frame con un certo hertz per il quale migliaia di persone finiscono in ospedale per nausea, attacchi epilettici e problemi. Quindi quando facciamo animazione, quando facciamo qualcosa, ricordiamoci che lo stiamo facendo per le persone, non per diletto. Questo non è disegnare sui sassi, stiamo impattando nella vita delle persone, ce l'ha ricordato bene Massimo prima. Quindi, come si può fare nel CSS ricordarsi che
dobbiamo, quando animiamo in particolare, fare delle cose con testa. Un'altra cosa che si può fare sono i 12 principi delle animazioni di Disney, la cosa basilare su quale si fonda sostanzialmente tutta l'animazione moderna. E a questo link trovate come vengono ribaltati i 12 principi di Disney nell'animazione CSS. I 3 esempi che vedete nella GIF sono proprio presi da questo sito, in cui vedete tutta una serie di tecniche per facilmente riprodurla. Un'altra cosa è quello di cui parlava Massimo prima, il Preference Reduce Emotion, ovvero io imposto la mia macchina, il mio computer, come uno a cui le animazioni non piacciono. Quanti siti oggi entri e ti danno fastidio, ti dà fastidio lo scroll? Allora, sì, gente che entra da destra a sinistra. Delle volte più che delle pagine web, delle web application, sono dei cerchi. Io personalmente le odio, voglio vedere un sito, voglio leggerlo chiaramente, voglio farlo in maniera semplice, non devo stressarmi, altrimenti diventa quasi un lavoro anche andare in internet. Come funziona questa proprietà? Un po' l'ha mostrato prima Massimo. Qui avete un esempio di come è implementata. Si fa una media query e si annullano completamente le animazioni su quel componente. Una cosa meno extreme è quella di andarle a ridurre all'osso, andando a praticamente togliere la sensibilità sull'animazione. E una terza, che avevamo, quel principio avevamo visto già prima, quando abbiamo visto il Dart Toggle, è il fatto di lasciare scegliere all'utente. Quindi, indipendentemente da dove sia questa impostazione nel PC, e io personalmente non lo so. Non sapevo dell'esistenza prima di un mese fa di questa proprietà. Molti utenti Windows l'abilitano per evitare gli effetti dei menu orribili. Ecco, andrò a cercarmi una guida anche su quello, oppure al Windows Day la presenterò. È il fatto di mettere all'interno del proprio sito un motion toggle. Quindi dare la possibilità all'utente, indipendentemente dalle sue capacità, indipendentemente dalla sua macchina, indipendentemente da tutto, lascia scegliere alla persona come vuole vedere il vostro sito. Se gli piacciono le animazioni fancy, indie, hippie che mettete, oppure se gli piacciono le cose tranquille. Tutto questo per arrivare a una morale. Qual è quindi la morale della favola? Viaggiare fa bene. Viaggiare fa bene, quello l'abbiamo detto, soprattutto dirlo quest'anno è veramente, veramente, veramente strano, però la morale è che noi spesso e volentieri pensiamo di fare un lavoro che nessuno ha mai fatto prima, di fare un lavoro, cioè alla fine non è che parlo con molta gente del CSS che sviluppo, ma in realtà se andiamo a guardare il passato, spesso molte soluzioni sono già state create, se andiamo a vedere anche il presente, qualcun altro può aver applicato una soluzione ai nostri problemi, quindi la questione è proprio la parola chiave, penso che sia la contaminazione. Bravo, bella parola. Me l'ha suggerita Matteo con la piale, per i più attenti, ovvero essere contaminati da il mondo esterno per poterlo portare al nostro lavoro e vedere quello che è stato fatto. Alla fine, tutto quello che abbiamo visto, ne ha parlato anche Antonio oggi, molto di quello che facciamo nel CSS deriva dalla stampa, molto di quello che vediamo dall'animazione, cerchiamo di farci contaminare per portare non solo delle idee nuove, nuova linfa al nostro lavoro, ma anche delle soluzioni che qualcuno potrebbe già aver applicato, e impariamo lezioni come quella del Pokémon Shock, non facciamo una cosa solo perché possiamo farla, non è per forza un'idea geniale, e essere contaminati ci può far diventare degli sviluppatori migliori. Sì, una cosa che aggiungo è lasciamoci criticare anche da chi non fa il nostro lavoro, lasciamoci criticare se siamo dei marchettari e un frontender ci dice che una cosa non funziona, lasciamoci criticare se siamo dei frontender e un grafico ci dice che quell'animazione non funziona, siamo aperti a tutto perché solo così effettivamente si può crescere, si può evolversi con responsabilità. Grazie. Grazie. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimasu. Grandi, bellissimo, tutto il mondo Ghibli, sempre meraviglioso. Avete dei progetti per nuovi viaggi? Come il Covid ha impattato sui vostri progetti? Avevamo dei progetti. Allora parliamo di che cosa sarebbe potuto essere, dopo arriviamo alla dura realtà. Che cosa sarebbe potuto essere? Dovevamo partire domani, se non sbaglio, sì. Per Cuba. A domani? Per Cuba? Sì. Pensa che se ce l'accettavano che tolci SSD su Cuba potevamo fare, non lo so, non ho idea. Sì, io Cuba immagino Buena Vista Social Club o quel mondo là. Voi che Cuba andavate a visitare? Ah, sareste andati a visitare? Io volevo sigari e cavalli.
Sì, io non lo so, spiagge e cultura. Spiagge e cultura, vecchie auto statunitense. Il fatto sta che alla fine ci ritroveremo in ferie in Puglia dai suoi. Finalmente Matteo conosce mamma e papà. Oh, è arrivato quel momento. È sì, bellissimo. Ragazzi, andava fatto prima o poi. Ci non sta. Possono conoscerlo solo tramite le storie di Instagram. Esatto, perché quella insomma è un'immagine un po' falsata. Allora, dal pubblico chiedevano più gattini, non so. Lo so. E più 5G magari. Sì, esatto. 5G forse, esatto, è sotto traccia, lo sentivo come un'interferenza. In realtà i gattini sono stati presi dal 5G. Abbiamo un gattino di sfondo, ma non si vede troppo. Aspetta, inquadralo bene, scusa. In realtà è Totoro con tutta la cricca, però direi finissimo farla vedere. Ma invece quel frame di Totoro che avete messo, quello lì alla fermata dell'autobus, che sembrava era un po' ridisegnato, da dove veniva? Vi ricordate? È un Pikachu che sembra, cioè è un Totoro che si è travestito da Pikachu. Ah, ecco, non avevo. Ero andato in tilt. Ma è questa puntata veramente esistita? Cioè l'avete vista anche? In Com'è? Italia non è mai arrivata, è stata censurata del tutto. E poi è stata per quella roba lì del Pokémon Shock in Giappone è stata emanata una legge dove se l'immagine supera un certo hertz devono essere applicati dei filtri di contrasto per ridurla, altrimenti non viene trasmessa. Quindi hanno qualcosa di simile al calcolo che ho fatto vedere prima Massimo per decidere se quella roba lì può essere mandata o meno, se mettere anche da allora nei videogiochi, per chi videogioca c'è il disclaimer delle immagini flash eccetera eccetera, sì. E in molti videogiochi giapponesi esiste proprio un filtro apposito per eliminare i flash, proprio okay. Perché sono andati in ospedale qualcosa come 800 persone dopo quella trasmissione. No, quindi certo. E la cosa bella è che se si vedono le interviste praticamente avevano trovato questa figata tecnica di alternare lastre rosse, lastre giallo e lastre verdi per fare l'effetto di scosse di Pikachu. Quindi ogni frame okay. Di queste cose qui, quindi molto facile da realizzare, e l'effetto elettricità è fighissimo. Peccato che ci abbia questo piccolo effetto collaterale. È troppo efficace, sì. Diciamo. Per i fondelli anche in una puntata dei Simpson, tra l'altro. I Simpson che pone, lo prendono in giro. Si vede Homer che c'ha le convulsioni e fa... Molto carino. Super. E quindi cosa ci aspettiamo dal film in 3D di Studio Ghibli? Non lo so. Io ho tanta paura, però tanta speranza. Cioè, se riescono a fare un buon film 3D, lo Studio Ghibli, finalmente, un po' come ha fatto la Disney in Occidente, anche negli anime giapponesi si toglie questa demonizzazione del computer. Cioè, del computer come male, perché deve essere tutto disegnato a mano. Ce l'abbiamo un po' quella roba lì, che l'artigiano... Il mio falegname con 30.000 lire lo faceva sempre una cosa, lo faceva meglio una cosa universale. Il mio cugino. Oh, mio cugino. Oh, esatto. Come non nominare il cugino. Esatto, il cugino. al CSS Day. Eh sì. Benissimo, ragazzi. Allora, a questo punto ci siamo. C'è Giulia? Io intanto vi ringrazio moltissimo, se non ci sono altre, se non ci sono domande dal pubblico in questo momento. Abbiamo risposto a ogni quesito prima che ce lo ponessero. Ma non esatto, c'è... siete stati super esaustivi. No.